Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, benvenute in questo video. Allora, tip in gel cover. E qui vi sto facendo vedere che ho già preparato l'unghia, la tip, e come faccio sempre in tutti i video dove faccio questo sistema vi faccio vedere come opacizzo le tip, quindi vi lascio un po' di video. Ho preparato già le unghie naturali, messo il gel di base, ho utilizzato una base rubber in questo caso, e con la stessa base rubber vado ad attaccare queste tip intere. Allora, queste tip sono in gel, sono della marca Nail Couture e in questo momento, se mi chiedete se ve le consiglio, vi dico di no, perché semplicemente ci hanno messo 2 mesi dall'America ad arrivare, manco da AliExpress ci mette così tanto, e in più ho dovuto pagare la dogana. Quindi se mi chiedete in questo momento se le consiglio, la mia risposta è no. Poi insomma, il web è tanto grande, potete andarvele a cercare. Comunque mi sono arrivate e le sto utilizzando. Queste sono le Coffin e sono appunto cover, come vedete sono in color cover, sono tip in gel scioglibile, vuol dire che con acetone si sciolgono e quindi sono andata a usarle. Avrei preferito utilizzare quelle che avevo ordinato da AliExpress, che poi sono arrivate nel pomeriggio dello stesso giorno, perché quelle che ho preso da AliExpress, sempre così cover, sono forma stiletto mi sembra, quindi siccome qui ho trasformato poi in una mandorla, mi sarebbe stato più facile aver usato quell'altre, però va bene, non erano arrivate e quindi sto utilizzando queste. Allora, il dubbio di queste tip è se la luce passa e quindi il gel che usiamo per attaccare la tip polimerizza. La risposta è sì. Credo che si possa percepire, possa vedere il gel che cammina. Mi sembra che più avanti ho fatto uno zoom dell'immagine e quindi si vede meglio. Comunque sì, il gel sotto polimerizza molto bene senza nessun problema. Io qui mi sono un po', diciamo che ho messo un po' più di luce di quanto metto quando uso le tip trasparenti, perché appunto era la prima volta che l'usavo e volevo essere molto molto sicura che il gel sotto stesse polimerizzando, però ad oggi vi dico che tranquillamente la luce passa attraverso la tip, anche perché nella parte del giro cuticole il gel è più sottile e quindi essendo più sottile la luce passa meglio. Insomma, è come un gel cover, se noi ci pensiamo, il gel cover polimerizza nonostante sia anche molto molto, ecco, qui vi ho fatto molto pigmentato, qui vi ho fatto lo zoom dove si può vedere attentamente, se guardate attentamente, che il gel rosa, perché sto usando una base rosa, una rubber rosa, si può vedere come cammina, quindi io mi accorgo quando sta arrivando al bordo libero dell'unghia naturale e in quel momento metto la luce. Quindi va bene, appurato che la luce passa attraverso la tip, appurato che sono di un gran bel colore. Questo sì, lo devo dire, sono di un gran bel colore e le tip di AliExpress che fino adesso ci sono, no, tra i 4 colori, perché viene una scatola mista di queste tip, tra i 4 colori che ci sono non c'è un colore così naturale, diciamo. Però va bene, me lo faccio andare bene lo stesso, voglio dire, perché da Nail Couture non credo che comprerò più nulla. E quindi va bene, il procedimento per attaccare queste tip è sempre lo stesso. Se è la prima volta che vedi, che capiti qui per caso e sei una nuova amica di unghie e non capisci bene di cosa sto parlando, ti lascio qui in alto a destra tutta una serie di video dove vi spiego meglio il sistema e tutto quanto.
qui sto andando a accorciare queste tip che sono molto molto lunghe in effetti, e poi diciamo che mi ha fatto perdere un bel po' di tempo il fatto di doverle trasformare, di dovergli cambiare forma. Qui sto facendo una cosa che vedo fare a molte persone in America che utilizzano il sistema delle tip, non queste tip, ma le tip normali, le tip la punta. E praticamente loro semplicemente, molto tranquillamente, non con tutta l'ipocrisia e con tutta il perbenismo che abbiamo qui in Italia, prendono una forbice qualunque, anche forbici da cartoleria ho visto usare, e tagliano quello che non gli serve. Tagliano quello che non gli serve e così fanno prima, non gliene può fregare di meno di quello che pensa la gente, fanno prima e in effetti si fa molto prima. Quindi anch'io ho fatto così, ho tagliato quegli angoletti e ho fatto molto prima. Fatto questo su tutte e 10 le unghie, utilizzo un buffer per andare ad opacizzare la tip. Semplicemente un buffer, ragazze, ve lo sto dicendo già da qualche video, non fatelo più con il sanding bands per opacizzare la tip, non ce n'è bisogno, e il sanding bands, essendo un pochino più aggressivo, ci assottiglia la struttura della tip. La struttura della tip è perfetta, ha il gel appunto al punto giusto, lo spessore giusto, e quindi non dobbiamo andare ad assottigliare la tip. Con la mia piccolina puntina vado a pulire il giro cuticole, ad assottigliare un pochino appunto il bordo della tip, vado a pulire se eventualmente mi è uscito un pochino di base rubber mentre le stavo attaccando, e questo appunto è una cosa che mi vedete fare sempre anche quando uso sistema acrygel, sistema gel, insomma la pulizia della cuticola dopo l'applicazione del prodotto la faccio sempre. Questa piccolina puntina ce l'ho io, la mia email è giù nell'info box. Per info sulle punte mandatemi solamente email, non scrivetemi messaggi sui miei social perché me li perdo, mandatemi email. Va bene, pulisco con il cleaner e dopo fatto questo, come faccio sempre, con un primer acid free vado a metterlo sia nel giro cuticole e sia su tutta l'unghia in questo caso. Qui sfruttiamo il fatto che la tip sia già cover, il primer acid free lo metto perché mi crea adesione con quello che vado a mettere dopo, ma è molto importante chiudere bene con il colore, se andate a colorare è molto importante chiudere laterali e punta con il colore. Ok, di nuovo base rubber, questa volta trasparente, per attaccare questo amore prezioso, glitterozzi, cioè li amo. Questo tipo di glitterozzi, questo colore lo amo, questo è un mix di glitterozzi che ha fatto la mia amica Adriana e me l'ha regalato, quindi questi non li trovate in giro, potete tranquillamente farveli da sole, mischiate un po' di cose che avete e vi create il vostro mix perfetto. Quindi sulla base rubber vado ad appoggiare questi glitterozzi e poi la mando in lampada. Fatti le quattro, insomma ho fatto quattro unghie così, e i pollici l'ho fatto sfumato dalla cuticola, dopo lo vedrete, vado a colorare un pochino queste tip, perché comunque non è che mi piace tantissimissimo come si vede la punta rispetto al letto ungueale, vabbè, comunque questo colore rimane leggermente in trasparenza, quindi si continua a vedere molto naturale, però insomma mi dà un tocco di colore, quindi ho fatto la doppia passata di questo colore e poi su queste unghie qui andrò a mettere degli Swarovski e invece sulle altre le vado a chiudere così. Sto utilizzando una colla gel, questa l'ho presa su AliExpress, ma ho visto che sul sito di Michelle c'hanno un bel boccione di colla gel e mi sembra che sono 30 ml, mi sembra che costa 10 euro. Quindi insomma, sicuramente quando avrò finito questi gel colla qui, prenderò quello, perché voglio dire, è inutile aspettare mesi, settimane, quando posso comprandolo da AliExpress, quando posso averlo prima. Allora, ho messo il gel colla, metto sopra al gel colla direttamente il sigillante, questo è quello di Moda Unghie, sui colori chiari mi piace tantissimo questo sigillante,
E poi qui ho velocizzato perché se no ci stiamo fino a domani. Ho fatto questa composizione con degli Swarovski. Questi sono Swarovski originali. Mi risistemo un attimino, avete visto il sigillante, perché giustamente stando tutto questo tempo fermo lui tende un po' a colare, quindi gli ho dato una botta di luce e così lui sta fermo e non si muove più niente. Lo stesso faccio con l'indice, quindi metto il gel colla, stendo subito il sigillante sopra il gel colla in modo che quando esce dalla lampada è tutto finito, è tutto sigillato, non devo fare più nulla. Sul gel colla non va tirato, nel senso lo dovete stendere, accarezzare, come dire, non va, se no mi sposto tutto il gel colla e quindi viene meno il fatto che possa incollare gli Swarovski. Allora, giù nell'info box trovate anche un codice sconto con una collaborazione che sto facendo con un sito inglese che è autorizzato a vendere gli Swarovski. Quindi giù nell'info box trovate anche il codice sconto e il link diretto a questo negozio che è in Inghilterra. E ci sono delle cose interessanti, ve ne parlo più avanti, vi faccio vedere bene di cosa si tratta, ma intanto se volete andare a dare un'occhiata, giù nell'info box vi lascio il link diretto a questo negozio online. Ok, ho mandato in lampada, i miei Swarovski sono attaccati e qui vado a sigillare. Sto usando il... Oddio, mi sembra che è sempre quello di Moda Unghie, adesso non ricordo, perché per sigillare i glitterozzi che rimangono un pochino in rilievo, sì, è sempre quello di Moda Unghie, lo vedo lì, sì, riconosco il pennellino. Comunque se mi sbaglio più avanti lo vediamo, e praticamente vado a creare appunto una sorta di bombatura, vado a mettere un po' più di prodotto, un po' più di sigillante, perché mi devo appunto coprire e incapsulare questi glitterozzi. Che dire ragazze, cioè io questo tipo di glitter, questo effetto così naturale ma brillante, scintillante, io farei solo unghie in questo modo, ma insomma vabbè, non si può, e mi piace tantissimo, quindi quando sono sicura che è tutto a posto mando in lampada, e la stessa cosa faccio dall'altra parte, quindi diciamo che spingo, cerco di far penetrare il sigillante fra i vari glitterozzi in modo che appunto lui, sì, il sigillante possa entrare bene e sigillare tutto quanto, e poi mi creo una sorta di bombatura. Chiaramente devo andare ad usare un po' più di prodotto, no, mi sa che qui sto usando l'Extreme Shine HD di Michelle, perché è molto denso come sigillante, e mi sembra che su queste unghie, sì, ti devo dire di sì, adesso che mi sto ricordando, ho usato proprio quello come sigillante, Extreme Shine HD di Michelle Nails. E va bene, di tutte queste ditte che vi sto parlando abbiamo dei codici sconto, giù nell'info box c'è tutti i codici, link ai negozi eccetera, e quindi vedete mi creo proprio uno spessore, perché devo assolutamente incapsulare bene questi glitterozzi, non tanto perché se no si staccano, quanto perché li senti al tatto, si sentono al tatto e dopo un po' ti cominciano a dare fastidio e uno se li va a scorticare, in poche parole. Quindi va bene, questo è il lavoro, praticamente questo è il lavoro, sono le unghie di questo video. Io amo, adoro, cioè per me questo è un lavoro bellissimo. E quindi ecco, faccio girare la mano, perché ho messo tra l'altro abbastanza sigillante e quindi lui giustamente tende a spaparacchiarsi. E va bene, questo è il risultato finale, a noi sono piaciute tantissimo queste unghie, e anche alla mia amica, per fortuna, grazie Moto, sono piaciute tantissimo, spero anche a voi. Tutti i link, tutti i video inerenti a questo sistema giù nell'info box o in alto a destra qui sullo schermo nella i, e questi sono gli Swarovski. Amo questi Swarovski, si chiamano Gold Rose mi sembra, e in questo sito di cui vi ho parlato prima ci sono tutti, e quindi niente, spero che vi sia piaciuto questo video, ti chiedo il solito like, iscriviti al canale se sei qui per caso, un bacio grande e ci vediamo alla prossima, ciao!